Più che un masterplan sembra un calvario il progetto di riqualificazione dell'area di via Fonte Pretura all'Aquila lungo via 20 settembre. Una agguerrita parte di condomini di uno degli edifici lo ritengono infatti una mezza fregatura perché dovranno cedere i loro terreni e diventare soggetti attuatori della realizzazione di una nuova piazza pubblica, a loro rischio e pericolo però in termini di responsabilità penali e anche di spese non coperte dal contributo di ricostruzione se qualcosa dovesse andare storto. Ed è per questo che uno dei condomini, il signor Riccardo De Santis, ha oggi manifestato con un cartello al collo per le vie del centro storico. I condomini vogliono solo che il loro palazzo venga abbattuto e ricostruito come tutti gli altri e alla nuova piazza sostengono ci deve pensare il comune, con un accordo diretto con la ditta, visto che, osservano, sarà la ditta la maggiore beneficiaria del masterplan, poiché entrerà in possesso di negozi, parcheggi sotterranei e anche di alcuni appartamenti rimasti vuoti. Ma il comune va avanti per la sua strada e minaccia il commissariamento dell'assemblea dei condomini di via Fonte Preturo e l'esproprio del terreno per realizzare la piazza. La piazza è una cosa che deve finanziare il comune, non può pretendere il comune che noi diventiamo improvvisamente attuatori di una piazza pubblica rischiando di tasca nostra o mettendo dei soldi di tasca nostra. Inutile aspettare come Godot le primarie del centrodestra che tanto non si faranno perché Forza Italia si oppone. Niente accordicchi e avanti da solo. Questa è la linea intrapresa dal candidato sindaco di Fratelli d'Italia al comune dell'Aquila Pierluigi Biondi, ex sindaco di Villa Sant'Angelo, che ha oggi illustrato le sue idee e programmi sul fronte del sociale. Le nostre prime proposte sono quelle del riutilizzo del progetto casa ai fini di un progetto ampio di mutuo sociale in cui si tengano in considerazione le esigenze prioritariamente degli aquilani. C'è una idea di rivedere le modalità di accesso ai servizi comunali, in particolar modo ai servizi legati alla scuola, quindi asili nido, il trasporto scolastico e le mense, contemplando delle previsioni per le famiglie aquilane. Poi c'è il tema della disabilità, con la creazione della figura del disability manager e l'incremento dei posti riservati ai disabili, ma anche l'introduzione dei parcheggi rosa per le gestanti e per le famiglie con bambini. E dopodiché c'è anche un'idea che andrà sviluppata, che sarà quella della creazione di un'azienda, chiamiamola così, unica sociale, in cui tutte le esigenze sociali vengano affrontate in maniera coordinata ed efficiente. Biondi non lesina poi bordata al centro-sinistra, che amministra la città da due legislature e che ieri, in vista delle primarie tra Pierpaolo Pietrucci e Americo Di Benedetto, ha presentato l'ampia coalizione Vivendo l'Aquila, pronta a riconquistare la città per altri 5 anni. In quella coalizione ci sono delle persone che fino a non più tardi di 2 o 3 mesi fa ne hanno dette di tutti i colori, del centrosinistra, della gestione di Cialente, degli assessori. Ci sono persone che durante la conferenza stampa non si guardavano in faccia. Mi fermo ad un giudizio esterno perché ognuno ha i suoi problemi dentro casa, quindi ognuno si vede i suoi. Certo, questa è la dimostrazione che il potere in questa città è un collante molto più forte certe volte della dignità e delle convinzioni personali.